In questi giorni si è parlato di una collaborazione con l'Inter, da cui arriverebbero giovani come Stevanovic e Fossati già pronti da aggregare alla prima squadra. Sentiamo in merito il nuovo responsabile del settore giovanile rossoblù, Massimo Tarantino. Sì, sono tutti ragazzi interessanti. L'Inter in questi ultimi anni è una delle società che ha investito di più nel settore giovanile e ha la possibilità, insomma, oggi di avere una squadra primavera con dei ragazzi che in tutto sommato qualcuno si è già ritagliato qualche piccolo spazio nella loro prima squadra, ma sono comunque tutti ragazzi di grande prospettiva e che giocano nelle rispettive nazionali di categoria, per cui comunque dei talenti e dei potenziali futuri calciatori importanti. Dai. C'è la volontà da parte di entrambi di stabilire un buon rapporto. L'Inter oggi è una delle squadre, credo, migliori al mondo, insomma, quindi che il Bologna possa avere dei buoni rapporti con l'Inter mi sembra che, insomma, possa in qualche modo dare una possibilità in più al Bologna di poter accedere a un serbatoio importante come quello dell'Inter. L'Inter, per esempio, ha messo gli occhi sul figlio di Michele Paramatti, poi si parla anche di Mastalli verso il Milan. Sono due ragazzi di grande talento che da buoni intenditori, insomma, sia l'Inter che il Milan ci hanno in qualche modo adocchiato. Adesso si tratterà di riuscire a capire, insomma, se proprio non si possono trattenere questi ragazzi che hanno la volontà di voler in qualche modo confrontarsi in un campionato con una squadra sicuramente molto 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 competitiva, e valuteremo, insomma. È chiaro che lo sforzo nostro sarà cercare di trattenerli, ma bisogna anche ogni tanto capire la volontà dei ragazzi che hanno un'opportunità così importante davanti e che in qualche modo li stuzzica nel voler prendere in considerazione. La valuteremo insieme. Non c'è il pericolo, visto che si è parlato dell'Inter, di questo rapporto con l'Inter, che il Bologna diventi una succursale dell'Inter a livello di giovani? Ma io direi di no. Il fatto che ci siano dei buoni rapporti con l'Inter, questo non significa che noi dipenderemo dall'Inter. Le operazioni che si possono mettere in piedi si metteranno solo esclusivamente in piedi, perché anche il Bologna dovrà comunque trarne vantaggio, se no non saremo sicuramente obbligati a dover portare nessun tipo di rapporto avanti. Quindi direi che effettivamente sono le due cose e sono distinte e separate, cioè si instaura un buon rapporto, una buona collaborazione nel momento in cui poi tutti e due possono trarne vantaggio, se no nessuno di due ha obblighi rispetto all'altro.